È Martina Pinto, alunna dell'Istituto Gian Pietro Romano, la vincitrice del concorso Meno Botti, più Biscotti. L'iniziativa promossa dai volontari di Torre del Greco del Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie di Napoli. Un concorso finalizzato a sensibilizzare gli studenti. Martina, la vincitrice del concorso Meno Botti, più Biscotti. Le tue parole su questa vittoria di questo concorso? Io sinceramente sono veramente felice, veramente non so che dire. Beh, ho sempre visto questo problema che tutti gli animali spaventavano coi botti. Alcune volte ho visto alcuni, perfino youtuber, che ne parlavano e che facevano vedere le foto dei loro gatti che erano spaventati a morti da questi tuoni. Infatti ho fatto pure il mio disegno, ho fatto un gatto. E beh, io all'inizio non ne sapevo niente di questo concorso, ma me l'ha presentato la mia prof e beh, mi sono messa con impegno e ho fatto questo disegno. Grazie. A nome dell'associazione Corpo Gav consegniamo alla dirigente questa targa proprio per la grande partecipazione che ha consentito per la sua scuola e soprattutto per i suoi alunni. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Rosaria Colantuono e del corpo docente. La Gian Pietro Romano è sempre molto sensibile a queste tematiche, mi voglio rifare allo slogan, meno botti e più biscotti. Tuteliamo gli animali, e ecco, diamoci una carezza piuttosto di sparare un petardo. Questo insomma è il mio augurio, per la vigilia di Capodanno. Grazie a tutti. Ho trovato una sensibilità nei bambini eccellente. Si sono preoccupati nell'affrontare il concorso non solo dei cagnolini, non solo dei cani e dei gatti, ma si sono posti il problema degli uccelli, si sono posti il problema degli altri animali. Io ho trovato una bella partecipazione, quindi complimenti all'iniziativa. L'anno prossimo vogliamo ripeterla, quindi grazie veramente. Alla serata sono intervenuti il sindaco Giovanni Palomba, la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Siamo ormai alla vigilia del Natale e poi del Capodanno. Quello che è importante è meno botti, più biscotti, perché dobbiamo stare vicino ai nostri animali che sono nelle nostre case. Io personalmente ho macchia e cuore, un cane e una gattina, e allora li dobbiamo far stare tranquilli. Per gli anziani e per noi anche, per noi stessi. Questi botti vanno tenuti sotto controllo. Benissimo, noi abbiamo fatto anche un'ordinanza per tutto quello che possiamo fare. Va bene, augurissimi a tutti. Grazie. Complimenti a Martina e alla preside Rosanna Colantuono che ha sostenuto questa iniziativa del Gav, del corpo della Guardia Zoofila e devo dire che è stata un'iniziativa molto pregnante e soprattutto ha sensibilizzato molto i più giovani. Ho visto gli elaborati, i disegni, il disegno della vincitrice, ma tutti i disegni sono stati interessanti perché hanno fatto comprendere a noi adulti quale sia la sensibilità dei bambini nei confronti degli animali. E allora tutti quanti insieme dobbiamo dire meno botti e e più più biscotti biscotti. per Capodanno. Brava Martina, brava preside. Vorrei ringraziare questo bambino, si chiama Giulio Palomba, Castello di Cisterna, che mi ha mandato questo disegno. Grazie Giulio, anche tu avrai un premio.